Grazie. Questo mi pare sia un discorso già compiuto, molto ricco, che abbiamo ora ascoltato e che per giunta si concludeva con una domanda, cosa molto impegnativa. Invece io scantonerò rispetto alla domanda che lui mi ha posto, ma ci arriverò alla fine, un accorgimento retorico questo d'altra parte, ma non solo, perché credo che si capiscano meglio queste importanti questioni. Funziona male? No, si avvicina un pochino, sente meglio. Sì. Se si percorre storicamente, no, questo lo togliamo, il problema costituzionale. Partirei dall'inizio, cioè le costituzioni, partiamo ovviamente dai tempi a noi più vicini storicamente, non dall'antica Atene che pure ebbe varie costituzioni, o almeno Aristotele pensava che avesse avuto varie costituzioni, ma le lasciamo lì nello sfondo. Veniamo invece a un tempo più vicino. Cosa sono i testi costituzionali, gli ordinamenti costituzionali? Sono il termometro, usiamo questa metafora, dei rapporti di forza tra i gruppi sociali, tra le componenti di una società. In forma più semplice, un po' più retorica, potremmo dire sono il termometro del tasso di democrazia, nel senso etimologico della parola, che c'è nelle varie società. Non partirei dalla Magna Carta Libertatum, plurale, non singolare, perché essa fu altro rispetto al costituzionalismo moderno del quale stiamo per discorrere. Dicevo, insistevo sul plurale, perché Magna Carta Libertatum vuol dire la carta dei privilegi, dei diritti, dei grandi, dei signori, rispetto al sovrano. Quindi è una conquista anche importante, ma che ha un altro sfondo, un altro punto di riferimento, cioè il contrasto tra le aristocrazie, che sono aristocrazie guerresche essenzialmente, rispetto al potere assoluto del monarca. Invece sono le due rivoluzioni dette atlantiche, perché si affacciavano sull'Oceano Atlantico l'una e l'altra, cioè quella americana e quella francese, che hanno generato testi costituzionali che noi ancora oggi studiamo, non soltanto per il piacere archeologico di ripercorrere una storia, ma perché ci sono già tutti insieme i temi fondamentali ancora aperti, intorno ai quali si combatte, e che trovarono soprattutto nel venticinquennio tra l'89, il 1789 e la fine del Bonaparte, esplicazione teorica. Un grande personaggio della nostra cultura ottocentesca, che da giovanissimo era stato molto vicino sentimentalmente alla Rivoluzione francese, che poi ebbe una sua storia intellettuale, Alessandro Manzoni, da vecchio mise mano ad uno scritto che lui riteneva il più importante tra quelli ai quali si era dedicato, ma che rimase incompiuto, il saggio comparativo tra la Rivoluzione francese e quella che lui chiamava la Rivoluzione italiana. La Rivoluzione italiana essendo, nella sua diagnosi, il processo unitario, no? L'unificazione del paese intorno alla monarchia. In questo saggio lui pone l'accento, solleva una serie di problemi che ci fanno un po' rabbrividire, per esempio la legittimità degli stati generali dell'89, quindi è un Manzoni molto, come dire, ripiegato su se stesso rispetto ai suoi scritti giovanili, che risentono del clima anche della sua famiglia.
quindi tralasciamo questo, ma mette l'accento su un fenomeno che effettivamente colpisce. Cioè lui dice, in un lasso di tempo così breve, relativamente breve, no? dall'89 alla fine di Bonaparte, si succedettero ben 12 testi costituzionali. E in parte è vero, ma egli però non si poneva la domanda del perché fosse accaduto questo. Secondo lui era un segno di debolezza dei principi che la Rivoluzione francese poneva all'ordine del giorno e che sono i principi con i quali anche noi ci confrontiamo quotidianamente. Era, a suo modo di vedere, il segnale di una erronea maniera di considerare l'ordinamento. E in realtà non è propriamente così, ma partendo sempre da questo testo curioso e molto sofferto di Manzoni, potremmo dire i vari ordinamenti che sono sbocciati in quel periodo a quali elementi sostanzialmente si riferiscono, quali sono i punti focali. Uno è l'estensione del suffragio, grande problema. L'altro è i poteri dell'esecutivo rispetto ai poteri del legislativo. Il terzo, non meno rilevante rispetto al primo e che in certo senso si raccorda al primo, è la definizione dei diritti. La più interessante, potremmo dire, di queste carte costituzionali sorte in quel fervido e duro periodo della storia d'Europa è proprio la prima, cioè la Costituzione dell'anno primo della Repubblica, detta correntemente la Costituzione di Robespierre, perché i preamboli, i principi generali che sono posti all'inizio dell'articolato sono certamente stati scritti da lui. Non fu mai applicata in realtà, cioè una carta costituzionale di grande modernità, però mai attuata nella pratica, perché la Francia era in guerra. La Francia era in guerra già dalla fine del 92, quando viene arrestato il re e poco dopo proclamata la Repubblica. La Francia è già in guerra, quindi in una condizione di sospensione delle garanzie costituzionali normali. Ciò non toglie che quello è un testo che parla al di là del tempo, oltre il suo tempo. Non entrò in vigore e conteneva dentro di sé un principio che ha stentato moltissimo a tornare d'attualità. Il suffragio universale, maschile. Di solito quando si parla di suffragio universale questo aggettivo un po' fastidioso lo si pronuncia in sordina. Invece la storia del suffragio universale ha due tappe e la seconda è forse più importante della prima. Ciò non toglie che rispetto a una cultura escludente, limitativa, nella Costituzione dell'anno primo c'è l'idea e la formulazione del suffragio universale. Appena caduto il governo di salute pubblica, instauratosi col direttorio un sistema misto, viene colpito il suffragio universale e col Bonaparte si sancisce il suffragio censitario, oltre a ripristinarsi la schiavitù in colonia, per esempio, no? La Convenzione Nazionale nel febbraio del 1794 aveva abrogato la schiavitù nelle colonie francesi, Martinica, Guadalupe. Era anche quella una dichiarazione astratta, perché nel frattempo quelle colonie erano passate in mano all'Inghilterra liberale, che aveva immediatamente ripristinato la schiavitù, un principio non molto liberale, ma insomma comunque instaurato con le armi in pugno. E Bonaparte instaura una nuova nobiltà, la nobiltà dell'impero, instaura la censura sulla stampa, instaura la pratica
della polizia politica, limite suffragio, e quindi agli occhi di una coalizione antifrancese che alla fine, anche per enormi errori di Bonaparte, prevale, egli è il tiranno. La coalizione che lo sconfigge una prima e una seconda volta in realtà è composita dal punto di vista del tipo di potenze coinvolte, no? Dallo zar di Russia all'imperatore d'Austria, al re di Prussia, all'Inghilterra liberale. Ma la lotta è contro il tiranno, e ai popoli oppressi dalla Francia, che ha conquistato mezza Europa, si promette la libertà contro il tiranno, che è la parola d'ordine con cui si apre paradossalmente la fase che noi chiamiamo restaurazione. C'è anche qui un cenno manzoniano che non vorrei trascurare. Non sono così invecchiato da compiacermi di letture remote, però talvolta una lettura remota ci parla molto da vicino. Poesia che si studiava a scuola, non so se ancora oggi la si legga, ma può essere utile farlo, marzo 1821, in cui ci sono dei versi che ci possono sembrare un tantino retorici. La poesia politica è retorica per forza, dai tempi di Solone fino a Carducci, quindi: o stranieri, sul vostro stendardo vi è l'obbrobrio di un giuro, di un giuramento tradito. E cioè ci avete promesso la libertà contro il tiranno e ci avete dato i regimi della restaurazione tutelata dalla Santa Alleanza. Manzoni era un uomo estremamente prudente. Pochi giorni dopo gli muore Bonaparte e lui scrive un testo importantissimo, anch'esso un tempo letto a scuola, credo ora un po' desueto, il 5 di maggio, no? Però non lo firma, non lo pubblica, lo pubblicherà molti anni dopo a Lugano con uno pseudonimo. Questo per dire che non trasudava un coraggio leonino, è un uomo di un acume estremo. E perché scrive quella poesia in cui si chiede se la traccia di Bonaparte non sia durevole nel tempo? Perché ha appena visto il giuramento tradito di coloro che hanno chiamato i popoli a lottare contro Bonaparte. Perché vi ho inflitto questa parentesi così lievemente passatista? Perché mi sovviene una situazione storica molto simile, in cui un filosofo italiano, che non è certamente stato un rivoluzionario al tempo suo, ma acutissimo osservatore e osservatore della realtà, cioè Benedetto Croce, parlando in un teatro della città di Bari al convegno dei Comitati di Liberazione Nazionale, 28 di gennaio del 1944, convegno dei comitati di liberazione che gli alleati, che occupavano l'Italia meridionale, avevano osteggiato, avevano cercato di non far realizzare, doveva realizzarsi a Napoli, ma Napoli era troppo importante, quindi una città minore. Parla in questo convegno e sviscera un concetto straordinariamente acuto e moderno, e cioè la guerra in corso, e nel gennaio 44 la guerra è ancora in corso, è tutt'altro che risolta, è una guerra civile. È una guerra civile che attraversa il mondo e l'Europa in particolare. Anzi, lui dice, una guerra di religione, e la nostra religione della libertà ci comandava di auspicare la sconfitta del nostro paese, cosa che per lui è stato un trauma, una lacerazione fortissima per un uomo educato nel secolo XIX, è nato nel 1866, cioè si è formato e diventato un essere pensante di straordinaria rilevanza entro il secolo XIX, quindi questa conquista, che si può auspicare la sconfitta del proprio paese, per lui è stata una lacerazione enorme. Si rivolge agli alleati e dice:
Certamente noi non ripeteremo le parole del Manzoni che sulla vostra bandiera c'è un Geruendo tradito, perché anzi la collaborazione è tale che io lo vedo a Napoli tra vinti e vincitori, non saprei neanche distinguere, tale è l'affetto con cui i vincitori ci trattano, cosa naturalmente non vera, senza fare ora riferimento alla letteratura. Ma lo stesso Croce, quando pochissimo tempo dopo, neanche 3 anni dopo, commenta alla Costituente, è l'ultimo discorso che lui pronuncia alla Costituente, la bozza di trattato di pace, il trattato che poi viene firmato, e dice: io avrei sperato di non arrivare all'età veneranda in cui sono e dover leggere un testo di questo genere, ma denuncio il fatto che siamo trattati come vinti, nonostante abbiamo da tanto preso le distanze da quel regime che i vincitori dichiarano di aver voluto abbattere. Quindi si rende conto di quanto quella sua speranza del gennaio 44 fosse delusa. Ma tutta questa vicenda, questa maturazione riguardante le costituzioni via via sempre meno democratiche di epoca bonapartista e le speranze aperte per la vittoria contro il tiranno, quale sviluppo hanno avuto nel tempo successivo? Si potrebbe dire che la caratteristica fondamentale delle varie costituzioni, a cominciare da quelle della Repubblica, della monarchia francese restaurata, sono il suffragio ristretto, ristrettissimo. 40.000 francesi eleggono la Camera su un popolo di 25 milioni di abitanti. Il cammino verso la riconquista del suffragio universale sancito nella Costituzione di Robespierre è un cammino lunghissimo. Il 48, seconda Repubblica francese, nuova abrogazione della schiavitù, ancora una volta sulla carta, vede riproporre il suffragio universale come caratteristica dominante della seconda, della nuova Repubblica. Ma in brevissimo tempo il medesimo governo repubblicano è indotto a ridurre il principio del suffragio universale per timore della vittoria plebiscitaria del principe Luigi Bonaparte, il quale, giunto al potere, ripristina il suffragio universale in chiave plebiscitaria. Storia dunque tormentatissima. Nel caso del nostro paese potremmo dire che c'è un momento straordinariamente significativo in cui si vedono le due facce del problema. Da una parte i plebisciti del 61 e dall'altra la prima Camera eletta dopo la proclamazione del regno. I plebisciti sono a suffragio universale maschile. Tutta la popolazione maschile vota per l'adesione al Regno di Sardegna, ma immediatamente dopo si elegge una Camera e vota l'1% della popolazione. Sulla base del duplice criterio censitario e alfabetizzante. Chi non è alfabetizzato non può votare. In omaggio ad un principio che il pensiero liberale inglese, anche avanzato, Stuart Mill, ha sostenuto, cioè se proprio questo suffragio universale va concesso perché è un'idea del secolo, e allora sia voto plurale. Voto plurale vuol dire che il proprietario terriero vota e vale 5, il suo contadino vota e vale 1, perché? È giusto, dice il liberale avanzato John Stuart Mill, perché il proprietario mette a rischio i suoi beni. Eleggere un parlamento che possa legiferare mettendo a rischio con leggi avventate quel diritto di proprietà significa compiere un azzardo, compiere un gesto insano, va tutelato dando ai proprietari una preventiva maggioranza, sia pure concedendo la ginnastica del voto a tutti, ma di un voto depotenziato dalla natura stessa di voto plurale.
Insomma, senza che io mi dilunghi troppo, per ragioni evidenti di tempo, su questa dolorosissima storia accidentata, nella quale succede che poi questo suffragio universale è presente nell'Austria, nella Germania guglielmina, molto prima che nel nostro paese, nonostante l'allargamento del suffragio giolittiano nel 12 in vista delle elezioni del 13, e rispetto alla stessa Inghilterra, dove il diritto di voto è dato ai titolari di appartamenti, di dimore riconosciute come tali o affittuari legittimi, e tutti gli altri no. Questo non vuol dire che il costume civile nell'Inghilterra prima della Prima Guerra Mondiale fosse più oligarchico che non nella Germania guglielmina, ma vuol dire che il diritto elettorale uguale era affermato, sia pure per la Camera imperiale, non per quella prussiana, nella Germania guglielmina prima che in altri paesi che nel 14 si schierarono contro gli imperi centrali additandoli come il luogo geometrico dell'autocrazia, cosa non del tutto vera. La fine del conflitto vede nella Germania ormai in ginocchio alla fine del 18 sprigionarsi un dibattito fortissimo esattamente intorno al diritto elettorale, e cioè se è vero, perché questa è la norma, che l'impero tedesco è fatto da varie monarchie, la monarchia prussiana, la monarchia bavarese, i principi dei principati minori, dei granducati eccetera, ma la monarchia che conta di più è quella prussiana, quindi l'impero ha la Camera imperiale dove sono presenti, in base ad una proporzionalità rigorosa della rappresentanza politica, le varie formazioni. I socialisti sono un terzo del Parlamento imperiale, l'altro terzo del Partito Cattolico, la Zentrumspartei, ma nella Camera prussiana, che conta moltissimo, si vota per stände, cioè per caste, e i proprietari terrieri e i militari sono i due terzi della Camera. La grande richiesta è cambiare il diritto elettorale prussiano. Max Weber ha scritto cose importantissime nell'ultimo tempo della guerra. Quando la Germania si arrende, viene richiesta di cambiare governo, subentra al governo imperiale il principe Max von Baden, principe liberale bavarese, ma nel frattempo la rivoluzione a Berlino travolge queste cautele e si instaura, attraverso un voto popolare maschile, la Costituente di Weimar. Quando si siedono nei banchi della Costituente hanno alle spalle la rivoluzione fallita nel sangue spartachiana, l'ammazzamento di Rosa Luxemburg, di Karl Liebknecht, quindi una vicenda che lacera una sinistra che si sente maggioritaria nel momento in cui si vota per la prima volta dopo la fine dell'impero. E non di meno la Costituente weimariana produce uno dei testi più avanzati dal punto di vista del pensiero costituzionale che l'Europa abbia mai visto. Contemporaneamente, siamo nel 19, in gennaio del 19 viene eletta la Costituente e produce questo testo in tempi relativamente rapidi. Contemporaneamente avvengono altri fatti di un rilievo epocale. Ne citiamo almeno uno, cioè il fatto che nel 1917 finisce il più reazionario degli imperi, peraltro alleato delle grandi democrazie, come si usa dire, dell'Inghilterra e della Francia, cioè l'impero zarista, e la rivoluzione ha varie fasi. Nel novembre del 17 un partito minoritario, quale il partito bolscevico, prende il potere, licenzia la Costituente eletta nel gennaio del 18 e sancisce una nuova Costituzione, la Costituzione dell'anno primo della Russia sovietica. Qual è la novità di questo testo notevole?
il fatto che sia totalmente diverso dai tradizionali testi costituzionali. È un testo che elenca i diritti, cioè pone il problema che in un articolato, in una sanzione costituzionale, si debba parlare dei diritti concreti dei cittadini, non soltanto di principi generali. Se uno raffronta quel testo, o raffronta la nostra Costituzione tuttora vigente con lo Statuto Albertino del 1848, si accorge che sono abissalmente lontani. E per quale ragione? Perché la Costituzione di Weimar, la Costituzione russa del 18, se vogliamo anche la carta del Carnaro di un pazzo come D'Annunzio, che a Fiume crea una sorta di repubblica, il testo gliel'ha scritto un sindacalista rivoluzionario, si chiamava De Ambris, mi mando tanti motivi che vengono da questo straordinario fervore. La Russia, la Germania, la carta del Carnaro non ebbe nessuna applicazione pratica, finì male l'impresa di Fiume, ma risente appunto di questo cambio di passo totale nello scrivere le Costituzioni. Nella Costituzione russa del 18, fra l'altro, c'è, oltre al diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il principio del dovere del lavoro. In nome, fra l'altro, di un detto paolino, chi non lavora non mangia, che è scritto dentro l'articolo 3 o 4, non ricordo, di questa Costituzione dell'anno 1918, articolo che contempla il fatto che coloro i quali non lavorano perché sono benestanti perdono il diritto di cittadinanza piena. Quindi è un capovolgimento radicale del principio borghese, il principio liberale. Fra l'altro, nell'esercizio elettorale dei primissimi anni si capovolge quell'idea di Stuart Mill del voto plurale, diventa un voto plurale capovolto, cioè un operaio di fabbrica vota e vale 5, un funzionario, magari ex zarista, vota e vale 1. Quindi è sovvertito, diciamo, il parametro milliano. Questa novità ovviamente viene considerata una stravaganza dal pensiero costituzionalista, viene considerato un eccesso legato a una situazione eccezionale, a una situazione di conflitto. La grande novità è che alla caduta dei fascismi nascono testi costituzionali in Italia, in Francia, che si richiamano essenzialmente a questa conquista straordinaria che le Costituzioni pongono esplicitamente in rilievo i diritti. Il nostro presidente, qui seduto accanto a me, ha parlato dell'articolo 1 e dell'articolo 3, ha fatto benissimo secondo me, però ha dimenticato, e qui lo rimproveriamo, come è nato l'articolo 1. Ha una storia l'articolo 1, che non è, come lui ha detto, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma la formulazione originaria, o meglio quella portata in aula, l'aveva redatta Lelio Basso, che era un esponente del Partito Socialista, un ottimo avvocato e anche un giurista, era: l'Italia è una repubblica democratica di lavoratori. Apriti cielo, tutta la parte liberale della Costituente, Picarmo Corbino, lo stesso Croce, ma Corbino si espose molto e disse: beh, ma allora chi non lavora perché vive di rendita non è un cittadino pleno iure? Non è possibile. Facciamo qualcosa di molto simile al sovietismo. Discussione lunghissima, mediazione di Amintore De Fanfani, un giovane vispo, brillante, competente anche, fondata sul lavoro. Quindi quel fondata sul lavoro è il prodotto di una discussione tra chi dice una repubblica di lavoratori, l'idea il lavoro è un obbligo, non è soltanto un diritto, un dovere, e l'idea posso anche non lavorare se vivo di rendita. In realtà quella formulazione fanfaniana
micidiale, nel senso che scrivere fondata sul lavoro, se uno lo prende alla lettera, è ancora più impegnativo. Non soltanto indica, come tentava di dire Lelio Basso, che i cittadini sono eodem tempore lavoratori, ma che la Repubblica che è fondata sul lavoro, per cui in tempi come gli attuali, dove il capitale finanziario ha fatto in modo che in sostanza la disoccupazione sia un fenomeno di massa endemico, automaticamente entrano in conflitto col dettato iniziale, fondata sul lavoro. Poi c'è naturalmente rimuovere gli ostacoli, cioè l'articolo 3. Rimuovere gli ostacoli è lo stesso Calamandrei in quel discorso che egli ha citato, quello del 55, che si intitolò appunto Discorso sulla Costituzione. L'articolo 3 viene definito in quel discorso da Calamandrei eversivo, ma non in senso condannistico, lo dice con consenso, anzi gli dice: la nostra Costituzione è una Costituzione eversiva, perché scrive nell'articolo 3 che bisogna mutare gli equilibri sociali esistenti in direzione di una vera uguaglianza, quindi sovverte gli ordinamenti consolidati che sono di privilegio. E quando un fu presidente del Consiglio del nostro paese, adesso un po' malconcio, che ha capeggiato il governo italiano per tanto tempo, nell'ultimo ventennio, in un sussulto culturale, ma non suo proprio, credo suggerito da qualche consigliere, ebbe a dire: ma la Costituzione italiana, che gli sta stretta evidentemente, è sovietica. Questa fu una formulazione che i giornali recepirono subito, dicendo: il Presidente del Consiglio dice, poveretto, non diceva una cosa insensata, la diceva in maniera ovviamente provocatoria, e soprattutto tale definizione gli sembrava di per sé un giudizio negativo. Ma inconsapevolmente o con parziale consapevolezza diceva un elemento di verità, che cioè quelle conquiste codificate nelle carte costituzionali che la rivoluzione russa produsse già al suo nascere sono entrate nel corso della prima metà del Novecento nella coscienza di coloro, dei ceti politici nuovi, post-fascisti, che hanno scritto le costituzioni, perché sono stati memori di quelle conquiste. E memoria anche, questo non va mai dimenticato, di un altro elemento, un'altra componente, non solo della Costituente italiana, ma del testo che essa ha prodotto, e cioè il pensiero sociale della Chiesa Cattolica, che è presente in forze con suoi esponenti, alcuni anche di spicco, Dossetti, La Pira, lo stesso Moro, che era un giovanotto all'epoca, che introducono degli elementi che sono tipici della loro cultura, per esempio che consenta pienamente lo sviluppo della persona, no? Quell'articolo 3 che è stato letto poc'anzi, rimuovere gli ostacoli che impediscono la vera uguaglianza dei generi e il pieno sviluppo della persona umana. Questo è un elemento che proprio testualmente viene da quell'apporto lì. Dicendo questo, e già vi sto tediando abbastanza, guardo l'orologio con allarme, metto in luce un elemento che più volte è stato ripetuto negli anni a noi vicini, ma che non è mai inutile rimettere in vista, e cioè il carattere di compromesso in senso alto del dettato costituzionale che noi tuttora abbiamo in vigore, che io spero resti tale naturalmente, non soltanto in omaggio a un concetto storico, cioè le costituzioni non si cambiano per capriccio, nascono da uno sviluppo storico, sono il bilancio di una storia, e se si mutano, si mutano perché tant'altra storia si è sviluppata dopo, ma non per un capriccio istituzionale o bassamente di calcolo politico. Non si cambiano a freddo. Quella del 46-47, primo gennaio 48,
è l'epilogo di mezzo secolo della nostra storia ed è il frutto dell'incontro di culture politiche. E se vogliamo, anche nonostante il ruolo di freno che ebbe della componente liberale, non va dimenticato questo. La discussione ritorna sempre: l'istituto regionale ha un senso, non ha un senso. Croce intervenne con durissima polemica contro l'istituto regionale, che riteneva un elemento dissolutore della conquista risorgimentale. Federalisti e centralisti si affrontavano con opposte vedute, anche su un tema che ora è tornato ad attualità, ne parleremo tra qualche minuto. Non è un mistero per nessuno che Togliatti abbia detto, non certo in seduta, ma insomma come sua opinione, che il Senato è pleonastico, perché la tradizione democratica giacobina e poi democratica ottocentesca era una Camera, forza del legislativo, eletta a suffragio universale e con un principio rigorosamente proporzionale. Il Senato per giunta era allora il Senato regio, e quindi il compromesso fu di tenerlo in piedi come seconda Camera, con una diversità di elettorato più adulto, di elettorato passivo più adulto, ma non più il prodotto delle scelte del sovrano. Se uno va a leggere lo Statuto Albertino e vede l'elenco di quali sono i senatori di diritto, gli viene un po' da ridere, perché il numero uno sono i vescovi italiani, i quali ope legis sono parte del Senato del Re. Va bene. Alla fine il compromesso fu quello: una carta costituzionale che nasce dai lavori di un'assemblea costituente composta da quei partiti, con quella storia e dopo quella tragedia del fascismo e della guerra, è necessariamente il bilancio a un livello molto alto delle culture che si sono lì incontrate. Qual è la forma più logica, più onesta, perché l'incontro tra diverse culture politiche, le quali abbiano per fortuna rinunciato a combattersi con le armi, ma invece a confrontarsi con la parola e con il ragionamento, qual è la forma più logica perché esse possano continuare ad incontrarsi e dal loro incontro produrre la convivenza civile? Una rappresentanza rigorosamente proporzionale rispetto all'elettorato. Cioè, ogni principio non proporzionale distorce la rappresentanza e intacca quell'architrave della convivenza civile che è il compromesso fra diverse forze politiche, fra diverse culture politiche. Direi di più: nell'ordinamento nostro vigente c'è un articolo, tuttora, e non se ne sono accorti questi semicolti, vorrei dire, che hanno messo mano alla riscrittura, è l'articolo 138. L'articolo 138 disciplina le riforme istituzionali e richiede che esse passino dall'approvazione del Parlamento con una maggioranza qualificata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, stante che la rappresentanza rispecchia la volontà popolare attraverso un rigoroso proporzionalismo, io posso mettere mano alla Costituzione se almeno due terzi della rappresentanza sono d'accordo di mettere mano a ritoccare la Costituzione. Ma se io introduco nel Parlamento eletti attraverso un sistema maggioritario, l'articolo 138 non può scattare nemmeno, perché non ci sono neanche le condizioni per applicare il concetto di maggioranza qualificata. Perché se io ho, come nel nostro attuale, nella Camera attualmente vigente, due terzi della Camera dei Deputati di un partito che ha circa il 27-30% dei voti, è chiaro che non posso far partire, innescare l'articolo 138, cosa che invece è accaduta brutalmente, manu militari. Insomma, leggere la Costituzione serve anche a difenderla.
Raniero Lavalle è stato tanti anni fa sulla breccia delle discussioni intorno alle leggi elettorali quando esse furono stravolte nel 1992-93 in direzione maggioritaria, ed ebbe a dire una frase che io ritengo profonda e acuta nella sua lapidaria brevità: l'unica riforma costituzionale è la riforma della legge elettorale, perché nel momento in cui io do a una minoranza il diritto ope legis di essere maggioranza, ho già stravolto la Costituzione. Dopodiché mi posso anche gingillare su dettagli irrilevanti, ma il grande vulnus, la grande ferita l'ho data allora. E invero, se vogliamo tenerci alla verità storica, dobbiamo raccontare anche una vicenda. Gli uomini che sedevano nella Costituente non soltanto avevano delle storie politiche per lo più nobilissime, anche dolorose. Più di uno era stato decenni in galera come detenuto politico o al confino, o aveva dovuto vivere esule, o aveva comunque lottato durante i 18 mesi della Repubblica Sociale e della Guerra Civile Italiana. Questi avevano alle spalle un fatto storico gravissimo: la legge Acerbo, cioè la legge che cancellò il principio proporzionale alla fine del 1923 per consentire al listone capeggiato da Mussolini di stravincere le elezioni dell'aprile 24, la legge Acerbo, è stato lo strumento con cui il fascismo da governo del re, ottobre 22, è diventato regime, e in capo a pochi mesi ha messo fuori legge i partiti, ha arrestato i deputati comunisti e ha promulgato le leggi eccezionali instaurando il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. La legge Acerbo, che ha cancellato la legge Nitti che introdusse il proporzionale in Italia nel 19 e instaurò il maggioritario. I costituenti lo sapevano. La Costituente fu eletta col principio proporzionale rigorosissimo e finalmente anche dal vero suffragio universale maschile e femminile, e nell'articolo 73 dell'attuale numerazione degli articoli, allora era diviso nella prima stesura tra due articoli, definì cosa è materia di referendum. Non sono materie di referendum i provvedimenti fiscali, no? Se io faccio un referendum per abrogare le tasse, forse lo vinco, ma metto in crisi l'ordinamento dello Stato, cioè le forme stesse di finanziamento della comunità. Quindi ci sono materie che non si possono sottoporre al referendum. C'è scritto anche i trattati internazionali, si può discutere su questo, comunque è scritto. Una deputatessa, ci fu un manipolo di deputatesse finalmente nella Camera nel 1946, che si chiamava Maria Maddalena Rossi, Partito Comunista Italiano, nota anche per la sua venustama, questo è un elemento collaterale irrilevante. Quando la Commissione del 75 portò in aula la bozza del progetto della Costituzione, introdusse con un emendamento la materia elettorale tra le materie su cui non si può fare un referendum, per salvaguardare il principio proporzionale dopo 20 anni di fascismo. L'Aula approvò, dopo che i vari emendamenti portati dall'Aula tornarono alla Commissione dei 75, di coloro cioè che scrissero
via via e poi definitivamente il testo della Costituzione, quando torna alla Commissione il testo emendato, scompare la parola introdotta per l'emendamento Maria Maddalena Rossi. Come scompare? Meuccio Ruini, che era il presidente della Commissione 75, dice: il testo dell'articolo 73 è approvato senza emendamenti. Scompare l'emendamento Rossi. Meuccio Ruini, ironia della storia, o nemesi avrebbe detto il giacobino Carducci, fu colui che nel maggio 1953 impose al Senato della Repubblica di votare sulla legge truffa, la legge che introduceva il premio di maggioranza in Italia, scritta da Scelba e varata con un colpo di mano di Meuccio Ruini, presidente del Senato, legge che però non scattò nelle elezioni politiche del 7 di giugno del 1953. Il 50% più un voto non fu raggiunto da nessuna coalizione di partiti e il premio di maggioranza non scattò e quella legge fu abrogata. Cioè, noi abbiamo già corso il rischio nel dicembre 52, aprile, maggio 53, di avere una legge maggioritaria che aveva il compito di garantire alla Democrazia Cristiana e ai suoi alleati il 70% degli eletti a fronte di un 50% più un voto di elettori. L'Italicum, come stupidamente viene chiamato, è micidiale, cioè la legge truffa è prodotto altissimo al confronto di questa mostruosità. Ci fu una battaglia parlamentare infinita, con un ostruzionismo parlamentare eroico. Palmiro Togliatti ne parlò alla Camera e il suo intervento è una vera e propria lezione di diritto costituzionale. Peraltro i suoi studi giuridici erano stati intensi e con ottimi maestri, uno dei quali sedeva nella Costituente, Vittorio Emanuele Orlando. E Togliatti mise in luce un punto fondamentale, che cioè l'articolo 48 della Costituzione sancisce che il voto è libero, segreto e uguale. Ora, il voto uguale vuol dire che non esiste il voto utile e il voto inutile. Cioè, l'articolo 48 esclude la possibilità che si possa votare con leggi maggioritarie. Purtroppo il fatto che l'emendamento Rossi sia stato proditoriamente eliminato dal dettato dell'articolo 73 ha fatto in modo che nei primi anni 90 noi abbiamo vissuto l'esperienza aberrante, selvaggia, degli eredi della sinistra italiana che si sbracciavano in pro di una legge maggioritaria che consente la cosiddetta governabilità, che vuol dire voglio vincere al tavolo di poker. Totalmente dimenticandosi che la grande stagione della nostra storia politica era stata l'incontro tra diverse culture politiche. L'idea vinco e prendo tutto. Un sociologo americano intelligente che si chiama Robert Dahl ha detto: non è la corsa dei cavalli, è la politica, c'è un'altra cosa. Ma è un fenomeno soltanto italiano? Credo di no. Potremmo raccontare, ma vi sto minacciando un discorso di Fidel Castro anziché una chiacchierata sotto la luna, potremmo raccontare come nella Francia del 1958, dilaniata dalla guerra coloniale in Algeria, sfociata in un colpo di Stato, 13 maggio di 1958, il putsch di Algeri porta al potere, contro la maggioranza parlamentare eletta il 2 gennaio del 1956, il generale De Gaulle. La prima cosa che fa il generale De Gaulle è cambiare la legge elettorale, cancellando il principio proporzionale su cui si fondava la vita difficile ma onesta della Quarta Repubblica.
E naturalmente gli effetti si sono visti nel tempo, la scomparsa progressiva delle formazioni politiche che avevano creato la Francia post-vichista. Il partito dei fucilati era il Partito Comunista Francese, che con le leggi di tipo maggioritario create da De Gaulle è via via andato scomparendo per l'ovvio principio che se al secondo turno devo votare un altro, tanto vale lo voto già al primo turno. E ho falsato la volontà popolare. Ma perché avviene questo? E torno al punto che trattavo prima. Le costituzioni non nascono a capriccio, sono il frutto di uno sviluppo storico, di un cambio di situazione. Qual è il cambio di situazione dinanzi al quale noi ci troviamo? Viene da lontano. L'articolo 3 è stato vulnerato a tappe, aveva trovato un punto alto di applicazione, di traduzione in prosa giuridica e legislativa con lo Statuto dei lavoratori. Ma noi, credo, ancorché non giovanissimi, ci ricordiamo che il primo colpo fu di matrice craxiana, referendum sulla scala mobile. Il secondo colpo che la Confindustria aspettava da tanto tempo non l'ha dato il bieco reazionario cavaliere nero piduista, l'ha dato il governo attuale abrogando l'articolo 18, che vuol dire cancelliamo un altro pezzo fondamentale dell'articolo 3 della Costituzione. I rapporti di forza sono cambiati nella società e quindi quelle forze che non hanno mai deglutito la Costituzione nel suo insieme, i suoi principi fondamentali e in primis gli articoli 1 e 3 ritengono che sia arrivato il momento di sbarazzarsene. Ma ci arrivano in modo elegante, svuotandola dall'interno, potenziando i poteri del Presidente del Consiglio, cosa che fece il Duce non potendo mandare a casa il re. Anche il Führer in realtà aspettò che Hindenburg morisse per creare un Führerstaat totale. Mussolini c'aveva accanto un re longevo, il re longevo aveva l'esercito bene o male legato a un patto di fedeltà al sovrano, quindi ha dovuto convivere, ma via via rosicchiato i poteri che lo Statuto Albertino non gli dava. Quindi la storia di potenziare i poteri del Presidente del Consiglio viene da lontano, viene da quel ventennio lì. E poi c'è un ultimo punto, poi mi taccio che vi ho annoiato alla follia. Il tempo in cui viviamo è un tempo veloce, si sono prodotti mutamenti dei quali siamo consapevoli solo in parte, sul piano politico e istituzionale uno enorme è il dislocamento progressivo del potere decisionale ad organi non elettivi, al riparo dagli alti e bassi della lotta politica, organi di carattere burocratico, tecnico, finanziario, che emanano le direttive. Le direttive regolano la nostra esistenza, i parlamenti nazionali le ratificano, magari tentano di discutere, ma le ratificano. La riforma che sono certo non passerà, ma che comunque prima o poi sarà messa a referendum, come tutti sanno, introduce un'apparente innovazione, la riduzione a 100 componenti del Senato e la sua nomina indiretta attraverso la designazione di personaggi dei consigli regionali. Va bene, questa è la classica pseudo-riforma, non voglio infierire su un punto su cui si è tanto e tanto giustamente detto, ma è rimasto in ombra un elemento fondamentale, che cioè una prerogativa di questo stranissimo organismo che sarà, se mai passerà, il cosiddetto Senato rinnovato, una prerogativa sua fondamentale è di varare le direttive europee, il che vuol dire che esse non passeranno più nemmeno dalla Camera dei Deputati, cioè saranno emanate direttamente da questi organi non elettivi, ratificati da altri non eletti e diventeranno la gabbia d'acciaio dentro la quale noi ci troveremo. Grazie.